Buongiorno a quelli che guardano il replay, benvenuti sul solito Periscope quotidiano sulla programmazione di Rai Movie, canale 24 del Digitale Terrestre, canale 14 di TV Sat e canale 5024 su Sky, su My Sky per la precisione. Saluto Joe che si è collegato ieri, è divenuto uno dei nostri nuovi follower, il suo nickname è Say Hello to Joe e quindi Hello Joe, benvenuto, benvenuta Francesca. Andiamo subito sui film della giornata. In questo momento sta finendo Cronaca Familiare, che è il primo dei due film con Marcello Mastroianni che trasmettiamo oggi. È quasi finito, quindi non stiamo a parlarne ancora. Invece, due parole vale la pena di dirle sul film del preserale, che è Ferdinando I, Re di Napoli, che è un film divertente con un super cast. In realtà il protagonista non è Mastroianni, che ha un piccolo ruolo. Fa Gennarino, è un film con i due interpreti napoletani. Santa pace, mi telefonano. Aspetta, aspettate un secondo. Isotta, ti posso richiamare tra 2 minuti? Ho appena cominciato il periscopo. Ok, ti richiamo tra poco. L'avevo Ciao. già controllato. Cioè, ubi maior minor cessat. Ci sono Edoardo De Filippo e Peppino De Filippo. Peppino al ruolo di Fernando I, re di Napoli. Primo si fa per dire, perché poi se uno va a vedere veramente la storia di Napoli, c'erano stati dei Ferdinandi re nel 1400. Questo film si svolge nel 1800, sarebbe in realtà il quarto Ferdinando della storia napoletana. Ma chi se ne importa, è un film in gran parte umoristico, anche se in realtà è, insomma, più serio di quello che si ricordi. E c'è il suo principale antagonista, che è Pulcinella, che ovviamente è interpretato da suo fratello Edoardo. Insieme a loro c'è Renato Rascher, c'è Vittorio De Sica, c'è Aldo Fabrizi, c'è Rosanna Schiaffino, c'è Jacqueline Sassà. È abbastanza un filmone che appunto racconta proprio il fatto che Ferdinando IV, o primo a seconda dei vostri punti di vista storici, se ne infischiava di quello che succedeva a Napoli e insomma ovviamente questa cosa dava abbastanza fastidio ai suoi sudditi. Questo è fin di preserale, ma parliamo prima di quello che abbiamo oggi. Dopo Fotoromanzo con Nino D'Angelo, che comincia alla fine di Cronaca Familiare, su cui non mi dilungo, c'è Killers, commedia con Katrin Igl, che abbiamo visto in prima serata un paio di settimane fa, filmetto scemino e divertente. Nel pomeriggio, Kira che diceva che aveva la mamma che era appassionata di Gregory Peck, anche la mia mamma era ed è appassionata di Gregory Peck, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, era nato il 5 aprile del 1916. Noi spesso e volentieri, quando possiamo, tua nonna Francesco, ecco, anche mia mamma, vedi, lo amo molto anch'io. Abbiamo 2 settimane fa fatto vedere Io ti salverò di Hitchcock, e il nostro omaggio ai 100 anni di Gregory Peck oggi parte proprio con un film di Hitchcock, o meglio, diretto da Hitchcock, perché in realtà è un film che Hitchcock non amava moltissimo, è più un film di produttore che, vedi, ma insomma sì, noi facciamo programmazione anche per chi ha una certa età, evidentemente noi per primi, insomma io sono appassionato di questo tipo di attori. Hitchcock, questo è l'ultimo film che fece nel suo contratto americano con David O. Selznick, che è stato il produttore soprattutto di Via col Vento, ma di tantissimi altri film, ed è stato il più difficile perché Selznick era in un momento di difficoltà finanziarie e poi, come sapete forse, è stato per tutta la carriera travolto in qualche modo dal successo incredibile di Via col Vento, che ha sempre cercato in qualche modo di duplicare. Per questo film volle scegliere lui il cast contro i desideri di Hitchcock. Insistette per avere Alida Valli, che ha avuto un breve periodo come star americana e insomma non ha fatto la fortuna che sperava, anzi in realtà questo le ha un po' assassinato la carriera in Italia. E Gregory Peck, che comunque con Hitchcock aveva lavorato appunto in Io ti salverò, ma insomma che non sarebbe stata la prima scelta di Hitchcock. Ma soprattutto Selznick prende la sceneggiatura che era stata scritta, la prima versione, da Alma Reville, che era la signora Hitchcock, e la riscrive costantemente, cambiando le scene da un giorno all'altro, portandole a Hitchcock 2 giorni prima, cosa che Hitchcock nella sua intervista a Truffaut racconta, dice: non è il modo di lavorare, non c'è modo di fare un film decente in questo modo. Quindi è un melodrammone con un avvocato che si innamora di una sua cliente glaciale, nonostante lui sia in realtà sposato, c'è un giudice un po' briccone che è Charles Laughton, insomma è sempre un grandissimo attore, forse in realtà è l'attore che si porta via il film
Il caso Paradine. Ciao Beppe, buongiorno. Guarda che c'è qua dietro, c'è il tuo ritratto che alla fine ormai aleggia sempre come sfondo dei miei periscopi. Sono molto orgoglioso di questo ritratto. Il film costò alla fine, ma ne sono. Non voglio dire, vabbè, no, non ti rispondo, ti blocco, facciamo così che facciamo tanto prima. Ciao. Dicevamo, il film costò più di Via col Vento, perché le lungaggini, i ripensamenti, i continui cambiamenti che Selznick imponeva a Hitchcock portarono la lavorazione a un tempo record per un film di Hitchcock, 92 giorni di riprese, quindi insomma sono 6 settimane lavorando anche i giorni festivi in realtà più a lungo, ma infatti si capiva, scommetti che avrà tipo 3 follower, forse uno, sono account fake, poi tornerà con un altro nome, ma era un po' che non mi capitavano questi simpaticoni. Solo per costruire il tribunale, che era una ricostruzione dell'Old Bailey, spesero 400.000 dollari dell'epoca, parliamo del 48, quindi insomma era una cifra abbastanza importante. E con tutti questi pasticci, cambiamenti, via dicendo, alla fine il primo montaggio di Hitchcock durava 3 ore, 3 ore. Per risparmiare sul contratto di Hitchcock che prendeva 1.000 dollari al giorno, Selznick il film se lo finì da solo, se lo rimontò lui, fece lui la sonorizzazione, tagliandolo alla fine a poco meno di 2 ore. Ed è un film di confezione in cui così il tocco hitchcockiano è abbastanza invisibile. Hitchcock per girare le scene di tribunale utilizzò 4 macchine da presa simultanee per poi scegliere l'inquadratura al montaggio, e quindi forse anche questa è una cosa un po' insolita. Hitchcock, sapete che girava, aveva l'abitudine di girare soltanto quello che gli serviva, in modo che nessuno potesse volendo rimontargli il film. Con 4 macchine da presa, ovviamente, Selznick si poteva sbizzarrire nel costruire le scene del processo tutte le volte che voleva. In ogni caso, fu un floppone, sicuramente non aiutò Selznick a recuperare le vecchie glorie. È bello perché sono belli gli attori. È più dinamico, paradossalmente, il film successivo, perché sono due film con i quali omaggiamo Peck. Il secondo si chiama Pianura Rossa ed è un film che ha una piccola retrostoria fiscale. Peck aveva dei problemi di tasse e girò due film in Inghilterra sostanzialmente allo scopo di non pagare le tasse in America. Fu pagato in sterline, l'altro film era tratto dalla banconota di 1 milione di sterline di Mark Twain, si chiamava in italiano Il Forestiero, era stato girato subito prima ed è uscito un anno o due, credo, prima di Pianura Rossa. Pianura Rossa è un film diretto da Robert Parrish, 54, un film di guerra ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, in cui Peck è un pilota reso vedovo da un bombardamento tedesco in Inghilterra, un pilota di origine canadese, che essendo rimasto appunto vedovo è diventato una macchina da guerra, una macchina per uccidere. In qualche modo questa figura forse ricorda un po' quella di Clark Gable. Sapete che Clark Gable aveva perso Carole Lombard l'aereo era stato buttato giù durante la guerra e Gable durante la guerra si arruolò, divenne un pilota, fece delle missioni molto pericolose e nelle quali si coprì così di eroismo, se di eroismo si può parlare, comunque delle missioni di bombardamento abbastanza pesanti. Gable, quindi una star hollywoodiana. In qualche modo il personaggio di pronto Stemma che buongiorno. Il personaggio di Peck potrebbe in qualche modo ricordare appunto Gable, ovviamente tutto diverso, è un militare di carriera, è un canadese e tutta l'avventura si svolge in Birmania, dove Peck, tra le altre cose, amoreggia con una giovane attraente bellezza locale che si chiama, me lo sono scritto, Win Min Tan. Che era una modella, un'attrice birmana, popolare lì, popolare in Birmania, che aveva un marito molto geloso e il marito non apprezzava affatto che sua moglie dovesse amoreggiare con questo divo decadente hollywoodiano, quale riteneva essere Gregory Peck. Pare che la costringesse a mangiare aglio per rendere meno gradevoli le scene dei baci. Non so quanto sia vero, so che poi insomma in realtà alla fine le cose si sono appianate, ma l'inizio della lavorazione è stato un po' difficile. E da questo film faccio un passaggio acrobatico per arrivare al film di prima serata, perché il regista di questo film si chiama Robert Parrish,
è mai stato un regista di primo piano, ma ha fatto un po' di cose, anche un po' di western che abbiamo anche fatto vedere, ma verso la fine della sua carriera, un paio d'anni prima di morire, ha co-diretto un documentario sul blues che si chiamava Mississippi Blues, l'ha diretto con Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier è il regista del film Di prima serata di stasera, che non si svolge proprio necessariamente sul Mississippi, ma di fatto sì, si svolge in Louisiana, il titolo in inglese era In the Electric Mist, ed è un ottimo film che curiosamente in America non è mai uscito né al cinema, non è uscito mai al cinema, è uscito direttamente in un video. Capita che anche... Ciao Sì, Maurizio, credo di sì. buongiorno. Sembra che Capita di finirà al tanti film di cinema. qualità che alla fine non vengano Adesso distribuiti ti nelle capisco sale solo perché sul la video. distribuzione in sala è un investimento molto importante. A volte costa meno, una volta realizzato il film, tenerselo lì e distribuirlo solo in un video piuttosto che fare l'ulteriore investimento di cercare di sfondare nelle sale. Questo è uno dei casi più illustri, è un ottimo film, un thriller che però essendo diretto da Tavernier, regista colto, francese, non certo uno di questi giratori americani, si prende i suoi tempi, indaga più sull'atmosfera che sulla costruzione dell'azione, però è un film con una bella tensione, non si sente che il regista quando l'ha girato era già abbastanza in là con gli anni e fra l'altro anche con una malattia agli occhi che lo rende, non dico cieco, ma insomma quasi cieco. Uno lo vede come si vedono volentieri i film interpretati da Tommy Lee Jones. È una bella storia di un poliziotto ex alcolista che va a ravanare in un cold case che risale a 40 anni prima, una serie di omicidi di prostitute nelle paludi della Louisiana. Ovviamente i responsabili sono ancora in giro e Tommy Lee Jones si deve sforzare di rintracciarli e catturarli, nonostante sia passato così tanto tempo. Il meccanismo narrativo è la solita formula, però invece c'è un'attenzione ai paesaggi insolita per questo genere di film. Soprattutto Tavernier esplora con una certa attenzione i territori che sono stati devastati poco prima da un ciclone, come spesso accade da quelle parti, e quindi i postumi di questa catastrofe e come questi postumi hanno segnato i luoghi e le persone che in questi luoghi abitano. Infine, seconda serata, c'è il film italiano, è martedì, quindi abbiamo l'appuntamento con Italiana, è un film con Antonio Catania, è il secondo film di un regista che si chiama Luigi Sardiello, e che in realtà non ho mai incontrato dal vivo, ma con il quale condividevo quel periodo che insegnava allo IED, lui era un professore, insegnava regia proprio allo IED negli stessi anni, quindi in qualche modo siamo stati colleghi, per cui siamo rimasti in contatto senza credo veramente esserci mai incontrati nella realtà. Il film precedente di Sardiello si chiamava Piede di Dio, era un film con chi c'era? Niente, adesso non mi ricordo il nome, ma insomma il film di oggi è appunto con Catania che ha un ruolo abbastanza bizzarro, quello di un pasticcere diabetico. Che, vabbè, insomma, nonostante appunto questa malattia, quindi probabilmente non si gode il suo prodotto, ma soprattutto incontra un imprevisto, assiste non volendolo a un omicidio. E questo lo costringe a lasciare l'Italia, ad andare all'estero, dove però per una serie di equivoci viene scambiato per una sorta di Ecco fatto, grande quindi. squalo della finanza. È un film che cambia pelle continuamente, è un po' un thriller, un po' un grottesco, un po' una commedia, un po' un noir. Abbastanza inclassificabile, ve lo raccomando per questo. Io in realtà non l'ho ancora visto, ma so che è una di quei rari casi di film che insomma resistono a farsi mettere. Eh sì, probabilmente sì. Merch veramente guardava pochi film, vedi, ma perché doveva montarne troppi. Questo è il film di seconda serata. Che altro c'è di figo da segnalare questa notte? Di figo no, c'è Saw 2, che è il secondo film della serie dell'Enigmista, quindi se vi va di vedere gente con trappole per orsi attaccate sulla testa, allora sì, è il film per voi, ma comunque dovete stare su Film Verso l'Una. Che domani mattina alle 6:30 c'è un altro omaggio a Mastroianni con Cronache di poveri amanti. Domani ne abbiamo tre di film con Mastroianni, all'ora di pranzo c'è Matrimonio all'italiana. E nel pomeriggio c'è Ieri, Oggi, Domani, quindi abbiamo un dittico anche con Sofia. Ma ne riparleremo domani. Tra l'altro, domani abbiamo di nuovo. No, il caso Paradigm è soltanto oggi. Va bene, quindi buon compleanno a Gregory Peck, buon secolo e buon divertimento a voi. Ci vediamo domani con la solita diretta mattutina, sempre che non mi venga in mente qualche altro pretesto per ammorbarvi nel pomeriggio. Arrivederci.